Attenzione signori, fine riposo, riprendiamo la prova, fine riposo, riprendiamo la prova. Si preparano sul palcoscenico gli artisti, i signori professori sono invitati a prendere posto in orchestra. Guardate qui. Questo ruolo lo adoro perché è così attuale. È questo uomo che ha il coraggio di parlare di una maniera che forse in quel momento non si capiva. Aveva degli ideali, lui si gioca per questi ideali, ma soprattutto si gioca per amore. E questo per me è lo che mi porta al mio canto in Andrea Scenie. È questo uomo è pieno di nobiltà, che ogni parola e va alla parola più importante, come diceva prima, non conoscete amor. E lui, tutta l'opera, si gioca per questo ideale. Finale dell'aria di Chenier. Le ultime due battute, soprattutto per gli archi, che avete il tremolo fitto, fatemi sentire dove è scritto un grande accento, e un grande accento sul terzo. Sempre grandi accenti. Con Dio guardato a voi, siccome a un angelo e dissi, ecco la bellezza della vita, ma poi alle vostre parole un novello dolor m'ha colto in pieno petto. Giovinetta bella, d'un poeta non disprezzate il petto, udite, non conoscete amor. Giordano aveva già composto due opere, una Malavita che aveva ricevuto un discreto successo e poi La Regina Diaz che fu un clamoroso fiasco, a tal punto da farlo praticamente licenziare dalla Casa Sonzogno. Aveva quasi addirittura pensato di ritornare a fare il maestro di scherma nel suo paese. Poi il barone Franchetti gli propose un libretto di Illica, che appunto era questo dramma storico dell'Andrea Chenier. Nonostante il parere un pochino unanime che quest'opera fosse un'opera ben fatta, Sonzogno non volesse rappresentarla, se non che si mise di mezzo una raccomandazione, quella del maestro Mascagni, che disse che secondo lui era un'opera di prima qualità che aveva tutto il diritto di essere rappresentata, e così fu. Sei un mondo in ciprite e polo, di uomini sete di merletti, affrettate, accelerate le gabotte, gioconde inuetti. Chi se la vostra sorte, razza leggiadre rea, I'm
Allora, secondo me, quello che avete trovato adesso è perfetto. Io resterei forte noi. Noi restiamo forti, perché funziona benissimo e voi un po' meno così. Quindi per voi restate come prima e loro invece no. È l'ora della morte! Quest'opera inizia a raccontare un po' la storia dal punto di vista di un servo che ci fa sentire a che punto di tragedia del momento storico stiamo attraversando, perché partiamo da una Francia con un'imminente rivoluzione francese, dove ovviamente questa famiglia nobile vive proprio fuori di queste problematiche sociali e politiche della Francia. Quindi diciamo che il mio personaggio all'inizio, anche se è una ragazza molto sensibile, però il suo problema più forte è il busto stretto, come lo dice nella sua primaria. Quando cominciate voi soli, re, do, re, do, si, la, si, do, cominciate proprio dalla corda piano, vibratissimo, piano, 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 molto soave, dal più mosso, esatto, io le fo brutte tutte. C'è l'arrivo di Andrea Chenier, che un po' sembra che è venuto anche non con tanta gioia. Da quando lui entra, anche registicamente, il mio volto non fa altro che seguirlo. Però c'ho sempre questa cosa di scherzare, siccome lui è una persona che fa le sue parole pesano, e se viene chiesta una poesia lui non è uno che viene ad animare la festa, risponde un po' male alla mia mamma ed io ho pensato adesso gli faccio uno scherzo, io lo farò poetare. Stop. Allora, signori del coro, non siete mai presenti su Perché ridete voi? Che c'è? Che c'è? Facciamo dell'andantino. Il vostro desio è comando gentil, ma poi in me la fantasia non si piega a comando, o prece umile, che capricciosa assai la poesia a guisa dell'amor. Perché ridete voi? Che c'è? Che c'è? Lui arriva a parlare propriamente di quello che dovrebbe essere, lo che forse sarà il cambiamento della società. Logicamente disturba, però tu vedi la musica così perfetta in ogni parola, quell'aria è magica. Su dalla terra alla mia fronte